Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente riesco a registrare un Get Ready With Me. Sono iper mega felice di questa cosa. E tra l'altro rifarò un trucco che mi avete visto su Instagram. È piaciuto tanto anche a voi e vi ho chiesto se vi avrebbe fatto piacere rivederlo. E quindi eccoci qua. In più in questo video risponderò anche a tantissime domande per quanto riguarda l'accademia di makeup che sto frequentando, con il mio beauty pieno di roba, e direi di iniziare. Prima di tutto mi devo sempre bardare con le mie col mio cerchiettino di Halloween, che non può mai mancare. Allora, inizio intanto applicando il primer, questo qui, l'Hangover di Too Faced. Sapete, mi ci trovo benissimo. Contate che sono 3 settimane che ho iniziato il corso e sono 3 settimane che io vado struccata, perché non ha senso andare lì truccati che poi mi devo ristruccare, cioè è soltanto un irritare la pelle ancora di più. E sono anche 3 settimane che mi truccano gli altri, che non mi trucco io, a parte quei 2 giorni a settimana in cui esco, devo fare dei giri, delle cose. Ho perso la mano. Vi avverto subito, se in questo video sembrerò super impacciatissima. Tra l'altro in tantissime mi state chiedendo anche giornalmente come appunto sta andando il corso. Intanto prendo un po' di correttore e sporco un po' la palpebra. Comunque il corso sta andando bene. La prima settimana abbiamo fatto un po', insomma, giri di presentazione, le classiche cose, no? Si sono presentati tutti i vari docenti, perché sto facendo un'accademia di makeup che è un bel po' completa, nel senso si fa trucco cinematografico, trucco base, trucco sposa, trucco artistico, body painting, effetti speciali, insomma ce ne sono un po', e quindi ci sono anche diversi professori. Quindi ci siamo presentati noi, si sono presentati loro. Intanto io comincio il trucco occhi con la Different 2 di Mulac e inizio applicando nella piega un misto tra Juicy e Call Me Queen, che sono questi 2 colori qua. Quindi la prima settimana, oltre alle presentazioni, abbiamo fatto 3 giorni di diritto e 1 giorno di makeup beauty. Questa è la prima settimana, perché io vado 4 giorni a settimana per 4 ore al giorno. E sì, si fanno anche le materie teoriche, quindi appunto abbiamo fatto diritto, che sarebbe un po' la sicurezza sul lavoro, come gestire diversi casi, insomma è sempre una roba incentrata sul nostro lavoro di truccatrici. È stato molto interessante, però vi dico, è stata la prima settimana in cui io mi risvegliavo presto tutte le mattine, quindi immaginate il mio grado di attenzione, cioè mi veniva da sbagliare ogni 3x2. In più era ancora mezza malaticcia, quindi la prima settimana è andata malissimo. Cioè proprio una palla assurda. La seconda invece abbiamo iniziato a fare beauty, trucco beauty, scusate, tutti i giorni. Ciò vuol dire tutte le varie correzioni per la forma del viso, la forma degli occhi, e siamo alla 3ª settimana e stiamo ancora finendo di fare queste cose, perché ogni giorno facciamo una correzione diversa e poi le uniremo a seconda delle esigenze. Come vi dicevo, noi facciamo 4 ore al giorno. Le prime, dipende se 1 ora, mezz'ora, 2 ore, sono teoriche, mentre poi si passa alla pratica e facciamo sempre a turni tra noi, tra le compagne del corso. Io trucco la mia compagna e la mia compagna poi trucca me. Finora abbiamo fatto base correttiva, pannellature, sarebbe contouring come lo chiamiamo noi qui. Diciamo che il linguaggio da YouTube al mondo reale di truccatori cambia tantissimo. Io fortunatamente sono una di quelle nel corso che già ha un'infarinatura generale, però c'è gente che magari non ha mai fatto nulla di makeup e quindi si ritrova con questi termini. Infatti ogni tanto vedo qualche faccia perplessa, ci sono anch'io tra quelle facce a volte, perché appunto cambia tantissimo come sono abituata io a vivere il makeup su YouTube, su Instagram, rispetto a fare un trucco per una sposa, un servizio fotografico. Cioè cambia tutto, è tutto stravolto. Quindi ok che ho una base generale, però mi è stravolta anche quella, quindi è un po' un mezzo casino. Però sto imparando a distinguere il lavoro qui su YouTube e il lavoro nel mondo reale del makeup, perché sono proprio 2 cose differenti. Poi più andrò avanti più ve ne parlerò meglio anche di queste cose, insomma, che mi insegnano. Per ora appunto abbiamo fatto la base correttiva, quindi guarda l'occhiaio di che colore è, in base a quella la correggi, per correggere le forme del viso, sopracciglio, insomma troppe cose. Allora, intanto io continuo il trucco degli occhi, vado ad applicare Posh, che è questo colore meraviglioso, infatti è quello che ho utilizzato di più della palette. Guardate che meraviglia. E lo applico su tutta la palpebra mobile. State attente se ho utilizzato questo colore, perché cade abbastanza ed è per questo che io faccio sempre prima gli occhi
occhi. Però guardate che meraviglia. Poi io trovo che il verde e il fucsia stiano di una meraviglia. Però mi rendo conto che questo è un trucco abbastanza vivace a seconda delle vostre preferenze. Intanto mi sto togliendo, vedete, un po' di ombretto che è cascato, ve l'avevo detto. Ah, tra l'altro, per chi fosse interessato al corso, più avanti vi parlerò della scuola in particolare, quale sto frequentando. Adesso non mi va ancora di dirvelo, perché prima voglio essere certa di trovarmi bene. Però il corso è riconosciuto dalla Regione Lazio, però è a pagamento, si trova a Roma Centro e praticamente è un corso di 8 mesi. Io, avendo iniziato a gennaio, ci sarà la pausa ad agosto e poi a settembre ci saranno gli esami, perché prima di prendere il diploma bisogna fare un esame e anche nel corso dell'anno si dovranno fare dei vari esamini per vedere a che punto si è, se si sta procedendo bene, tutte queste cose. In più, ogni volta che si faranno questi esamini ti faranno fare anche la foto del look che hai creato, così da iniziare a fare un portfolio che poi alla fine dell'anno ti daranno. Quindi insomma è un sacco carina come cosa. E noi nel corso siamo 11, quindi ti seguono abbastanza, insomma. Una volta messo l'ombretto sulla palpebra mobile e sfumato un po' nella piega, vado a prendere Ocean King, che è quest'altro colore meraviglioso, e lo sfumo soltanto nell'angolo esterno e basta. Quindi questo è per quanto riguarda il corso, cioè credo di avervi fatto un po' così una struttura generale e mi fa tanto piacere che vi siate affezionate a questo argomento anche voi, anche perché tantissimi mi scrivono: Ila, anche io vorrei fare un corso di make up, che poi non è un corso di make up, è un corso proprio per diventare make up artist, però non so dove andare, non so appunto dove andare a chiedere, e quindi mi piacerebbe sapere anche la tua esperienza. Quindi naturalmente io ho iniziato da poco relativamente, quindi non è che ancora abbiamo fatto ste grandissime robe diverse dal solito, però più avanti appunto, come vi dicevo prima, vi terrò sicuramente aggiornate e se vedo anche appunto che vi fa piacere sicuramente lo farò con più frequenza. Allora, adesso ho quasi finito il trucco, mi vado un attimo a sfumare qua perché sono andata un po' oltre, quindi prendo un po' di cipria e vado. Per il resto invece, come va la tua vita, Ila? Raccontaci un po', oltre al corso cosa fai? Allora, diciamo che sto ancora cercando un equilibrio tra queste due cose, anche perché io torno relativamente presto da questo corso e comunque ho tutto il pomeriggio libero, e quindi in quel pomeriggio libero o faccio dei giri, delle cose che appunto sono arretrate che devo fare, oppure mi metto a girare ed editare i video che magari ho addirittura registrato il weekend, perché adesso sto cercando di fare così. Infatti oggi è sabato, il sabato e la domenica mi registro i video per la settimana che deve venire e il lunedì, che appunto sono a casa, li edito e li carico, così poi durante tutta la settimana posso concentrarmi bene sul corso, fare anche le prove a casa quando torno e tutto quanto, perché ho parlato anche con diverse ragazze che sono sempre lì al corso, però hanno iniziato a settembre, quindi sono già un po' più avanti, e alcune di queste ragazze mi seguono e mi hanno detto: Ila, scordati la vita privata quando hai iniziato questo corso. Io, vabbè, non è che abbia questi particolari problemi, perché la mia vita privata non c'è comunque, però dettagli, e quindi insomma mi hanno detto: ti devi tanto tanto concentrare, se inizi per 8 mesi devi focalizzarti solo su quello. Però ecco, io non posso lasciarvi per 8 mesi scoperti senza video, anche perché mi prenderebbe un tonfo al cuore incredibile, e quindi sto cercando di impegnarmi e fare queste due cose contemporaneamente. C'è gente che ne fa 6-7 contemporaneamente, io penso di riuscirci, penso di aver trovato un buon equilibrio facendo questo modo. Poi adesso passo all'eyeliner e utilizzo il NYX Professional Makeup That's The Point, e questo è il numero 07, che è praticamente quello con la punta sottile sottile sottile, non potete immaginare, è piccolissimo, però mi ci trovo bene perché ho l'occhio piccolo. Che cos'è? Che cos'è? Amazon Cotton Fioc! Mi sono appena arrivati in diretta i Cotton Fioc! Ah, perché un'altra cosa che non vi ho detto del corso. Logicamente, per chi non ha proprio nulla, ti creano dei kit che sono però a pagamento aggiuntivo, oltre alla tassa, l'iscrizione e tutto, che comunque è già bella
pesantina. Io mi sono divisa le spese del corso con mia madre e mia nonna, che diciamo mi hanno voluto fare questo regalo, però tutto il kit, tutto quello che c'è da aggiungere poi lo pagherò io. Naturalmente io ho tantissima roba fortunatamente e quindi sono riuscita a crearmi un kit, però quello di effetti speciali lo dovrò prendere sicuro perché non ho niente. E in più sto prendendo alcune cosettine extra. L'insegnante ci ha consigliato questi cotton fioc che sono tipo minuscoli rispetto a quelli normali e quindi per correggere delle cosettine sono perfetti, e quindi li ho presi. Poi ho preso i puff, quelli per applicare la cipria e che ti servono anche per non fare segni sul viso dopo che hai fissato la base, quindi te lo metti sul mignolo e tipo disegni le sopracciglia. Spugnette monouso, scovolini, quelli per il mascara monouso perché vanno utilizzati quelli. Quindi ho dovuto comprare delle cosettine, ma davvero abbastanza irrisorie. Questa accademia ha anche un negozio sotto, quindi se tipo al massimo ti manca qualcosa puoi sempre comprarlo, e abbiamo uno sconto per noi che facciamo il corso, però i prezzi sono sempre troppo alti per quanto mi riguarda. Infatti alcune cose che ci hanno detto di comprare io le ho comprate su AliExpress. La cosa è che ho speso 60 euro in meno diciamo alle mie compagne, però mi arriveranno tra non si sa quanto, anche perché se siete appassionati di make up sapete quanto possono costare i prodotti per il make up, non è che sono proprio cose super economiche. Che poi io faccio questo corso per avere delle competenze maggiori riguardo al make up e anche perché vorrei poi lavorarci in un futuro, però mi rendo conto che è un settore primo competitivo una cifra. Se sei amica con qualcuna e per caso gli rubi il lavoro che voleva lei, cioè scordatela. In più è un settore molto vario, cioè dipende, se a te come trucca quella non piace è logico che non la prendi, se poi ne passa un altro che secondo te trucca meglio prendi quello, che poi magari non è detto che sia quello che trucca meglio, insomma è un po' un casino. A me piacerebbe tantissimo lavorare nel cinema oppure nelle sfilate. Passiamo alla base. Ci hanno insegnato a correggere prima l'occhiaia, quindi io lo correggo e utilizzo questo qua di L'Oreal, che è una palettina. In realtà a disposizione per il corso ci danno sempre tantissima roba. Ci sono fondotinta di diverse colorazioni, correttori, gli eyeliner cake, ombretti, ciprie, bla bla bla. Io di solito metto il fondotinta e faccio una full face della Madonna, mentre in realtà per qualsiasi tipo di lavoro bisogna andare sempre molto leggeri, perché magari a volte ti può capitare di non sapere quanto deve tenere il trucco la modella e quindi devi sempre farlo super leggerissimo, altrimenti i prodotti vanno nelle pieghette ed è un casino, devi far tutto da capo, quindi ci devi sempre andare con mano leggera e con poco prodotto perché fai sempre in tempo ad aggiungere, ma per toglierlo poi è un casino. Adesso vado col mio fondotinta preferito, che è il Fenty Beauty di Rihanna, colore 140, come mi è uscito Rihanna. E poi ho fatto la scoperta del secolo, nel senso che ci hanno detto di utilizzare la spugnetta o beauty blender sempre sempre asciutta, perché altrimenti se la utilizzate bagnata, cioè cosa che fanno praticamente tutti, che io ho sempre fatto, la durata del prodotto è minore perché andandolo a diluire con l'acqua si perde un po' tutta la funzione del prodotto in sé. Quindi io sono rimasta tipo scioccatissima. Infatti adesso utilizzo la beauty blender soltanto asciutta, che ok, per stendere il prodotto ci dovete stare un po' di più, però alla fin fine è davvero più duraturo il risultato. Adesso, come vedete, avendo coperto l'occhiaia prima, io adesso ci vado leggermente su col fondo e comunque mi si copre anche senza a fare tipo l'highlighting dopo con i vari correttori, quindi la base rimane molto più leggera e anche più duratura, però questo va sempre a gusto vostro. Io ad esempio un pochino di highlight con i correttori dopo lo faccio sempre, perché ormai è una fissa, quando sei abituato a truccarti così per 10 anni facciamo 8, logicamente fai sempre così. Quindi prendo il mio correttore di fiducia Born This Way di Too Faced, colore light, e un pochino io me lo passo giusto in quest'area, un po' qui sul naso, mento e fronde. Tra l'altro mi è arrivata, dove l'ho messa? L'ho persa, ottimo, questa cipria qua di Patrick Star per MAC Cosmetics, che è una figata pazzesca. L'ho utilizzata l'altro giorno, volevo morire, perché è una cipria favolosa e tipo quando finirà io mi sentirò male per quello. Me la vado a prendere e me la tampono sul contorno
contorno occhi, sempre poca, quindi la vado un po' a scaricare proprio giusto sul contorno occhi dove avete la pieghetta, sapete, così non vi va nelle pieghe. E io che ho un sacco di problemi di pieghette sotto gli occhi, questa cosa me l'ha risolta. Poi prendo invece la mia solita cipria, questa qui è la Stay Matte di Rimmel, e con un pennello invece da cipria tampono il viso. Prima però di fare il contouring mi finisco il trucco degli occhi, il misto tra Juicy e Call Me Queen. Poco poco vado sotto per riprendere i colori della palpebra. Una volta fatto questo, non lo vado a lasciare così perché sennò fa effetto vampiresco il rosso, il magenta sotto. Quindi ci prendo una punta di Ocean King e lo ripasso dal centro e lo sfumo verso l'esterno, così viene proprio un effetto bombshell. Poi per ingrandire, perché ho l'occhio un po' piccolo, utilizzo la Magic Pencil di Nabla. Questa qui è il colore nude. Vado a fare uno strato leggero all'interno. Poi vado a farmi il contouring. In realtà i prodotti li sapete già quali sono. Questa mia bellissima palettona di Mulac. E vado a fare il contouring con questo colore qui, perché è bello grigio. Questo qui è lo 01 Hypno. Vado col mio pennello di neve. E per verticalizzare sempre il viso, così vi do qualche chicca, il contouring va fatto appunto per così, sempre a portare il viso in verticale. Poi mi è stata detta una cosa sconvolgente, cioè raga, ci sono rimasta di un male che non potete capire. In moda, nel cinema, in praticamente quasi tutti i settori, l'illuminante non si usa. E io ero tipo, perché? Perché? Cioè, come fai a non usare illuminante? E al posto dell'illuminante si usano delle polveri chiare, tipo questa, che infatti sto andando un po' a mettere, sempre di Mulac, che è la 05 Zeus. Con il pennello da cipria di prima mi tampono un po' questa zona e me la va a portare subito fuori. Però io logicamente l'illuminante mi vado a mettere lo stesso, perché qui non stiamo al corso, non stiamo al cinema, siamo su YouTube e l'illuminante va alla grande. Questa volta voglio provare a utilizzare questo di Too Faced, guardate che bella confezione, che si chiama Love Light Blinded the Light, credo sia il nome. Mi è stato inviato e non l'ho mai provato, però mi sembra un sacco figo. L'ho swatchato e mi sembra anche un sacco secco come illuminante, cioè non fa subito quell'effetto spapeum, cioè è un effetto bellissimo, però rispetto a quelli che utilizzo io di Mulac, questo è meno polveroso e quindi ne serve un po' di più. Mi hanno anche detto che teoricamente l'illuminante sul naso non va messo, perché lo portate più in fuori e sembra quindi più grosso, più tozzo, e vi dà l'effetto sudato. Questo poi va a gusti. Io un pochinino sulla punta me lo metto sempre, e naturalmente arco di cupido come se non ci fosse un domani. Non è affatto male questo illuminante. Metto un po' di blush e utilizzo Bambi, sempre di Mulac, proprio giusto a sporcare, perché già questo look è molto colorato, se ci vado troppo poi è troppo. Adesso cosa manca? Logicamente il mascara. Prima però vado con il piegaciglia. Mascara, utilizzo il Mega Volume Miss Baby Roll. Poi logicamente con questo look ci starebbero bene le ciglia finte, però io oggi devo uscire, devo fare diverse cose, le ciglia finte mi danno un po' fastidio. Vado anche sulle ciglia sotto. Fatto questo, mancano soltanto le labbra, e io in realtà volevo farvi vedere all'azione questo, che è Christmas Cookie della collezione natalizia di Jeffree Star, e appunto lo vado ad applicare. Sapete che io non uso la matita contorno labbra. Ok, una volta fatto questo, io mi sono appena resa conto di essere una scema, perché cos'è che manca? Ditemi cos'è che manca, se non la cosa più importante che ti incornicia il viso, le sopracciglia. Cioè, come ho fatto a scordarmi le sopracciglia? Non lo so, non voglio saperlo. Mi è stato richiesto tantissimo come faccio le sopracciglia, e quindi cercherò di spiegarvelo. Io inizio tracciando la linea iniziale del sopracciglio e nel tempo sfumo verso l'alto, e poi passo alla parte superiore. Io non ho praticamente peli sulla parte superiore, quindi mi devo un po' fare una forma. Come vedete, rispetto alla mia naturale, un po' la vado a fare più spessa, anche perché primo va di moda, secondo me mi sta meglio, però poi quello va a gusto vostro. La parte iniziale è la parte un po' più complicata, perché potete distruggere il sopracciglio che avete fatto o renderlo più bello. Adesso va di moda far la parte davanti più trasparentina, quindi o potete andarci tipo peletto per peletto se riuscite, o altrimenti vi fate anche la linea superiore, però col pennellino giusto sporco, e poi con il pettinino andate a sfumare. In questo modo vi viene un effetto
tutto molto naturale, senza fare sti grandissimi salti mortali. Adesso vado a fare anche l'altro. Assicuratevi sempre che siano simmetriche, mi raccomando. Non c'è cosa più brutta di un sopracciglio diverso dall'altro. E basta, quindi questo è il look completo. Mi avvicino un po' per farvelo vedere meglio. Io vado pazza per questi colori insieme. E basta, io spero tanto questo Get Ready With Me vi sia piaciuto. Me l'avete richiesti di più, quindi cercherò di farne di più. E anche appunto di tenervi aggiornati su questa accademia di makeup che sto frequentando. Se il video vi è piaciuto non scordatevi di mettere un bel pollice in su, iscrivervi se ancora non lo siete e soprattutto attivare le notifiche. Qui sotto trovate una campanellina vicino al mio nickname e potete attivarla, così non vi perderete nessun video. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!